Nella lettura dal libro dell'Esodo che abbiamo appena ascoltato, viene descritta la celebrazione della Pasqua di Israele, così come nella legge mosaica aveva trovato la sua forma vincolante. All'origine può esserci stata una festa di primavera dei nomadi. Per Israele, tuttavia, ciò si era trasformato in una festa di commemorazione, di ringraziamento e allo stesso tempo di speranza. Al centro della cena pasquale, ordinata secondo determinate regole liturgiche, stava l'agnello come simbolo della liberazione dalla schiavitù in Egitto. Per questo l'Agadà pasquale era parte integrante del pasto a base di agnello, il ricordo narrativo del fatto che era stato Dio stesso a liberare Israele a mano alzata. Egli, il Dio misterioso e nascosto, si era rivelato più forte del Faraone con tutto il potere che aveva a sua disposizione. Israele non doveva dimenticare che Dio aveva personalmente preso in mano la storia del suo popolo e che questa storia era continuamente basata sulla comunione con Dio. Israele non doveva dimenticarsi di Dio. La parola della commemorazione era circondata da parole di lode e di ringraziamento tratte dai salmi. Il ringraziare e benedire Dio raggiungeva il suo culmine nella berakà, che in greco è detta eulogia o eucaristia. Il benedire Dio diventa benedizione per coloro che benedicono. L'offerta donata a Dio ritorna benedetta all'uomo. Tutto ciò ergeva un ponte dal passato al presente e verso il futuro. Ancora non era compiuta la liberazione di Israele. Ancora la nazione soffriva come piccolo popolo nel campo delle tensioni tra le grandi potenze. Il ricordarsi con gratitudine dell'agire di Dio nel passato diventava così al contempo supplica e speranza. Porta a compimento ciò che è cominciato. Donaci la libertà definitiva. Questa cena dei molteplici significati, Gesù celebrò con i suoi la sera prima della sua passione. In base a questo contesto, dobbiamo comprendere la nuova Pasqua che Egli ci ha donato
nella Santa Eucaristia.